Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Marco Rinaldi. Oggi vi facciamo vedere Nokia Lumia 920, nuovo top gamma di Nokia, dotato di sistema operativo Windows Phone 8. Andiamo a snocciolare rapidamente le caratteristiche tecniche. Schermo da 4,5 pollici ProMotion HD Plus con risoluzione 1280x768. Processore Qualcomm Dual Core da 1,5 GHz e RAM da 1 GB. Queste due cose conferiscono molta potenza e reattività al dispositivo. La memoria interna è da 32 GB, purtroppo non espandibile. E la batteria è da 2000 mAh, discuteremo alla fine della recensione sulla sua effettiva efficacia. La fotocamera, appunto, su cui Nokia ha focalizzato molto l'attenzione, è da 8,7 megapixel, ma soprattutto la cosa interessante è che per la prima volta su uno smartphone abbiamo una fotocamera dotata di stabilizzatore ottico, il che offre innumerevoli vantaggi. La fotocamera frontale è una banale 1,2 megapixel che però fa molto bene il suo lavoro. Il peso è di 185 grammi, che è stato ritenuto da molti eccessivo. Certo, se mettiamo in mano questo e un altro telefono, effettivamente la differenza di peso, si nota, ma nell'uso quotidiano, una volta che avete questo dispositivo, vi posso garantire che non risulta affatto pesante, anzi risulta anche comodo da tenere in mano grazie alla forma molto ergonomica scelta da Nokia. Quindi non ho trovato alcun disagio in tal senso. E a livello hardware, altre caratteristiche degne di nota, il supporto per le reti 4G che finalmente stanno iniziando a nascere in Italia. L'NFC posto sul retro permette di far comunicare questo dispositivo con altri smartphone, tablet, computer e così via, semplicemente toccandoli e i dispositivi si interfacciano immediatamente senza, tramite Bluetooth, senza dover andare nelle impostazioni Bluetooth, cerca dispositivi, associa, PIN e così via, che era alquanto noioso. Di sotto troviamo l'ingresso micro USB, utile sia per ricaricare il dispositivo sia per collegarlo al PC. Sopra abbiamo l'ingresso standard per le cuffie e lo slot per la micro USB. Su questo lato abbiamo il tasto della fotocamera, il tasto di sblocco e blocco dello schermo e il bilanciere del volume. I tasti risultano ben rialzati, come potete vedere, quindi risultano molto comodi da premere. La scelta inoltre di piazzare il tasto qua di lato, quindi facilmente raggiungibile con il pollice, è davvero azzeccata rispetto agli altri produttori che lo piazzano in genere qua in alto. E detto questo, ultime caratteristiche importanti, lo schermo Super Sensitive Touch che permette l'utilizzo anche con le unghie o con i guanti, e la ricarica wireless, che permette di ricaricare il dispositivo appoggiandolo su un accessorio apposito, che può essere sia uno di quelli prodotti da Nokia, come ad esempio questo, sia un accessorio di terze parti. Non c'è alcun problema perché rispetta lo standard per le ricariche wireless. Come vedete, appena appoggio il dispositivo su questa basetta, comincia la ricarica senza aver agganciato alcun filo. Il che è davvero comodo se teniamo questo accessorio sulla scrivania o sul comodino, poggiamo e si ricarica. Dopo aver visto la ricarica wireless, vi faccio vedere l'altra grande peculiarità di questo dispositivo, ovvero il Super Sensitive Touch. Usiamo ad esempio il dispositivo con le unghie. Come vedete funziona senza alcun problema. Riusciamo a toccare, a scrollare con le unghie, anche a usare il tasto start senza problemi. Questo è molto utile per le donne che in genere toccano lo schermo con le unghie. E stesso discorso indossando un paio di guanti, lo schermo si può usare tranquillamente. Mettiamolo più duramente alla prova, indossando dei guanti più grossi, guanti da neve. Vi faccio vedere che anche in questo caso è possibile usare lo schermo senza particolari problemi. Questo
Certo, non abbiamo la capacità, ad esempio, di scrivere un messaggio perché non riusciamo a prendere i tasti con un dito così grosso, però se dobbiamo, non so, rispondere a una telefonata o così via, risulta davvero molto comodo. Dato che stiamo parlando di un telefono, parliamo di qualità telefonica e in capsula l'audio è davvero molto molto buono, io sentivo benissimo. Quelli che mi hanno telefonato e viceversa loro mi dicevano di sentirmi anche molto bene. Quindi, da questo punto di vista, Nokia non si smentisce sulla buona qualità del suo comparto telefonico. Comparto l'audio in viva voce è nella norma, si sente bene. Faccio vedere una telefonata al 190. Mettiamo più viva voce. Come vedete l'audio non gracchia più di tanto, quindi è abbastanza forte, quindi sono anche da questo punto di vista soddisfatto. E la messaggistica, vabbè, non sto a dirvelo perché su Windows Phone è davvero eccellente, sia l'organizzazione per conversazioni, sia la tastiera che non si blocca praticamente mai, ha una reattività inimmaginabile, e tra l'altro adesso alla predizione del testo, tratto adesso alla predizione del testo, e la dettatura vocale è stata nettamente migliorata. Va bene, d'accordo? Ok, questo è il bello della diretta. Detto questo, parliamo del galleria, quindi comparto foto, video e così via. Allora, faccio vedere giusto qualche foto scattata, anche se vista in telecamera lascia, diciamo, il tempo che trovo. Qualche foto, più che altro per apprezzare la reattività della galleria fotografica. Possiamo, vedete, fare il pinch to zoom senza alcun problema, tutto è estremamente rapido. È veloce e possiamo al volo condividere, modificare, cosa che prima su Windows Phone 7 non era possibile, e impostarlo come sfondo di blocco, salvare su SkyDrive, inviarlo ad un'altra app di modifica delle foto e così via. E i video, prendiamo ad esempio questo video registrato col dispositivo. Registrazione video con Lumia 920 a 1080p, Lumia 900 a 720p. Possiamo portare avanti il video, Risoluto. considerando che un 1080p, vedete, il Siamo passaggio su una da zona un punto rotta. all'altro è estremamente Ma rapido. vediamo sia la messa a fuoco, sia l'adattamento alle condizioni di luce. Sono Vabbè, questo video potete guardarlo sul blog. Comunque, ciò che conta è che la resa del display è davvero eccellente, che abbiamo una risoluzione decisamente alta, 1280x768, e una densità di pixel altissima, quindi lo schermo è davvero un piacere per gli occhi nella visualizzazione di foto e video. Andiamo a scattare una foto, anche qui, giusto per farvi vedere come si comporta. Quindi, come vedete, poi in un attimo possiamo andare a ritornare sulla foto. Lo zoom si effettua con un pinch, il che è comodo, prima c'erano i bottoncini, adesso invece c'è questa cosa. Per passare i video si preme l'apposito tasto qui. Le impostazioni per le foto, ad esempio, ora abbiamo fatto il ritratto notturno, vabbè, è venuto ugualmente bene. E abbiamo tutte le impostazioni per l'ISO, il bilanciamento del bianco, l'esposizione, le proporzioni. La luce ausiliare per la messa a fuoco è davvero comodissima perché fa un piccolo flash prima di fare le foto quando c'è buio, così riesce a fare la messa a fuoco, davvero ottimo. E poi ci sono le scene, ad esempio la modalità notte è il top per questo dispositivo perché avete visto sul blog le foto che vengono eccezionali in modalità notte.
Impostazioni per i video sono di meno, ma comunque è utile il bilanciamento del bianco, la scelta della qualità e la scelta di attivare o meno il fuoco continuo, cioè che fa continuamente il focus, l'autofocus mentre registriamo per garantire che sia sempre messo a fuoco. I tasti rapidi invece ci permettono di cambiare subito con la fotocamera frontale, di passare i video, di attivare o disattivare il flash, come vedete, con estrema immediatezza. Oppure richiamare i filtri. Filtri, come vediamo, ci sono Bing Vision che è predefinito, che permette di leggere QR code e così via, oppure copertine di libri, eccetera. Camwow, ad esempio, l'ho installato a parte dallo store, mentre questi qua sono i filtri preinstallati da Nokia. Panorama funziona veramente molto molto bene e fa delle foto di ottima qualità, inoltre è davvero intelligente nel riconoscere il nostro spostamento. Ovviamente qua non ve lo posso fare vedere, ma vi garantisco che funziona veramente bene. Cinemagraph è molto carino, permette di scattare una foto e se nella foto c'è qualche soggetto leggermente in movimento, possiamo imprimere, bloccare quell'animazione e quindi avere sostanzialmente una GIF animata in cui una parte della foto si muove. Smart Shot invece cosa fa? Scatta una serie di foto in rapida successione e possiamo creare, scegliere, che so, sono tante facce, scegliere una faccia da una foto, una faccia da un'altra, oppure, non so, è passata una mosca davanti all'obiettivo mentre stava scattando la foto, la possiamo cancellare prendendo l'area di pixel dalla foto successiva precedente. Sembra complicato, in realtà tutto questo viene fatto con estrema immediatezza perché il software riconosce le differenze fra le varie foto, ci propone le varie alternative, come se fosse uno strumento, non so, di Paint che andiamo a disegnare o a cancellare, sulla fotografia. Quindi se c'è un'imperfezione noi cancelliamo e lui prende i pixel da un'altra foto in cui quel difetto, diciamo, non c'è. Davvero molto comodo. Questi filtri appunto sono esclusivi di Nokia e conferiscono di certo un valore aggiunto. Valore aggiunto conferito anche dalle altre tante applicazioni di Nokia. Andiamo a vedere appunto la Nokia Collection sullo store, come vedete sono davvero molte. E sicuramente il cavallo di battaglia di Nokia è Nokia Drive, che sui dispositivi Nokia diventa Nokia Drive Plus, che offre molte funzionalità in più rispetto alla versione precedente, come la possibilità di scegliere la tipologia di itinerario, ci abbiamo dei comandi rapidi dentro le varie schermate, funziona davvero benissimo. Possiamo scaricare ovviamente le mappe offline, navigazione guidata in tutte le lingue e così via. E le mappe funzionano davvero molto bene, anche i preferiti, diciamo, i punti di interesse sono molto ricchi e correttamente posizionati, a differenza di altri navigatori che ogni tanto portano in posti non proprio corretti. Altre applicazioni interessanti di Nokia abbiamo, andiamo alla N ovviamente, Nokia Care ci dà delle brevi istruzioni su come usare il telefono. Utile, quindi una guida sostanzialmente utile per chi ha le prime armi. Nokia City Live è sostanzialmente un'applicazione di realtà aumentata. Se il dispositivo è posto in orizzontale, ci permette di navigare fra le varie categorie. Se il dispositivo è posto in verticale, automaticamente, dobbiamo fare vicinanze, ecco, dicevo, ci fa vedere, poi mi viene un po' difficile, comunque tutti i punti di interesse che ci sono nelle vicinanze, quindi ci geolocalizza tramite la bussola, prende diciamo, la posizione a livello di inquadratura e ci dice appunto ristoranti, punti di divertimento, luoghi turistici, trasporti e quant'altro. Funziona anche questo davvero bene, soprattutto ovviamente per strada dove la localizzazione è più precisa. Nokia Mappe permette di guardare appunto le mappe, consultare le mappe, la cartografia, a differenza, diciamo, di Nokia Drive, che invece è più dedicato alla navigazione.
mappe che funzionano bene, sono di ottima qualità, vabbè, sono le stesse che poi ci sono dentro Nokia Drive, però diciamo il modello di fruizione del contenuto è leggermente diverso, si adattano a due tipologie d'uso differenti. Nokia Music è un'applicazione davvero molto molto interessante perché permette, udite bene, di ascoltare musica in streaming gratis, ma anche di scaricarla sul dispositivo. Quindi, tra l'altro, Nokia fa una cosa molto simpatica che si chiama Mix Radio, ci propone dei mix fatti da Nokia piuttosto che la possibilità di creare i nostri mix. Quindi assolutamente personalizzati, quindi non so, scegliamo mix e pop e lui ci propone una serie di mix. Lanciamo e parte e riusciamo ad ascoltare la musica in streaming. Approfittiamo per sentire la qualità dell'audio, davvero buono. Possiamo anche chiudere il rimane qua sopra, possiamo interagire senza problemi con la musica, poi possiamo passare ai brani successivi, come potete vedere, tutto con estrema rapidità. E la cosa interessante, come vi dicevo, è che cambiamo brano per evitare problemi con YouTube, che è possibile cliccare su toccare questo tasto, rendi disponibile offline. Con questo tasto rendi disponibile offline, la musica viene scaricata e possiamo ascoltarla anche se siamo in zone dove non c'è connettività internet e quindi non potremmo ascoltare lo streaming. Questa cosa secondo me è davvero eccezionale e ripaga assolutamente magari il fatto che questo dispositivo può essere leggermente più caro di altri Windows Phone della concorrenza. Dato che abbiamo parlato di musica, cioè vi ho fatto sentire la musica, come avete visto, come avete udito, dalle casse si sente molto bene, il suono è pulito e anche abbastanza potente. E vi faccio vedere le cuffie che ci sono in dotazione, sono delle in-ear, ora magari col controluce del schermo forse non si vedono benissimo, comunque delle in-ear con una forma un po' particolare che ho trovato decisamente azzeccata, perché entrano bene nelle orecchie e sono decisamente comode. Sono molto potenti, e così come è potente il suono erogato da Windows Phone, questo gliel'abbiamo detto anche nella recensione di HTC 8X, che in genere con le cuffie non si riesce ad ascoltare la musica a 30 perché ci si distrugge i timpani. Bisogna metterlo tipo a 20 o così. Questo dimostra l'ottimo lavoro fatto anche sul comparto audio di Windows Phone. Lavoro che trova conclusione nelle impostazioni dedicate all'audio. Abbiamo infatti finalmente l'equalizzatore. Dobbiamo mettere le cuffie per poterlo utilizzare. Ecco. Quindi l'audio in cuffia può essere equalizzato. Abbiamo un certo numero di equalizzatori, ma anche l'equalizzatore personalizzato. Possiamo andare quindi a impostare come preferiamo. Abbiamo l'audio Dolby che in questo momento ho attivato perché rende decisamente migliore la qualità dell'audio in cuffie. Disattivandolo infatti il suono è un po' freddino, diciamo molto lineare, invece questo qua conferisce un audio decisamente più piacevole da ascoltare. Certo, sicuramente non siamo ai livelli magari dell'ottimizzazione audio, cioè dell'equalizzazione audio di Audio Beats di HTC, però comunque degno di nota. Vediamo quindi la navigazione internet, anche se è un aspetto comune sia a questo dispositivo che HTC 8X, ma in generale Windows Phone ha un ottimo browser. Qua però abbiamo Internet Explorer 10, che è migliorato ulteriormente rispetto al già ottimo Internet Explorer 9 che c'era su Windows Phone 7. Come vedete, il caricamento delle pagine è davvero rapido. Ancora, come vedete, la barra sta caricando, eppure riusciamo già a scrollare o fare il pinch
senza la minima esitazione. Ancora sta caricando, ripeto, e non tutti i browser riescono ad avere questa fluidità quando ancora sono in fase di caricamento. Quindi estremamente soddisfatti. Possiamo personalizzare il bottone da mettere qua, prima c'era solo quello lì di refresh. Ora, ad esempio, io ho messo quello lì per le schede che trovo più comodo da utilizzare frequentemente. Comunque questo bottone può essere personalizzato. Qua poi abbiamo tutta una serie di opzioni per i preferiti, condivisione, e pinnare su start e così via. Comunque funziona davvero molto bene. Anche le animazioni, come vedete, nella sidebar sono fluide, state vedendo. Nonostante non sia particolarmente leggera, come saprà chi naviga il blog da PC. Direi che come peculiarità specifiche di questo dispositivo abbiamo visto un po' tutto. Sono sostanzialmente Super Sensitive Touch, la ricarica wireless, l'NFC e le applicazioni di Nokia. Per tutti i dettagli su Windows Phone ci vorrebbe una recensione di almeno un'ora, che sarebbe noiosa. E forse nessuno di voi guarderebbe. Quindi vi rimandiamo ai vari focus che stiamo facendo sul blog per andare a scoprire le tantissime novità offerte da questo sistema operativo, su cui voglio soltanto sottolineare l'estrema rapidità, fluidità, la fortissima integrazione fra le varie parti del sistema e i servizi esterni, cloud e così via. È davvero eccezionale, l'esperienza d'uso è ad altissimi livelli. Ed è notevolmente migliorata anche rispetto a Windows Phone 7 per chi aveva avuto modo di provarlo. Per chi non l'aveva provato, provate direttamente Windows Phone 8, rimarrete davvero sorpresi. Per concludere, parliamo quindi della durata della batteria, punto su cui sono molto pignolo perché ritengo sia fondamentale per giudicare un dispositivo mobile. È difficile in questo caso, è sempre difficile di giudicare la batteria perché dipende molto dall'uso che ne fate. Complessivamente, mettendo la luminosità su automatico e lasciando sempre acceso internet, come ho fatto io, quindi col 3G sempre attivo, e un uso quindi un paio di telefonate, messaggi, email, WhatsApp, qualche foto, qualche video, quindi connessione costantemente attiva, vi garantisce le 10 ore. Possiamo dire questo. Se andiamo a disattivare NFC e Super Sensitive Touch, riusciamo a guadagnare qualche ora. Forse arriviamo alle 12 ore a parità di utilizzo, diciamo che guadagniamo un 2 orette. Se diventiamo più parsimoniosi, ad esempio, piuttosto che il 3G, quando non ci serve, attiviamo l'Edge, cioè il 2G, che è più che sufficiente per WhatsApp, mail e così via. Magari attiviamo il 3G solo quando dobbiamo vedere, scaricare foto e musica. E andiamo, non so, a ridurre il tempo in cui teniamo lo schermo acceso, quindi spegniamo più spesso lo schermo, riduciamo il timeout. E mettiamo i 15 minuti per le mail piuttosto che il push, quindi piccole accortezze che non inficiano l'esperienza d'uso in modo particolare, riusciamo a guadagnare decisamente molte ore e arriviamo tranquillamente a 18 ore. Poi non ne parliamo se attiviamo ad esempio il risparmio energetico dalle impostazioni, l'autonomia sale notevolmente. Se poi usate il telefono solo come telefono, quindi messaggi e chiamate senza internet e altre cose, la durata è praticamente davvero, davvero eccezionale. Ciò che consuma sostanzialmente è la connessione a internet e lo schermo se lo tenete a luminosità troppo alta. Quindi promosso sul fronte batteria, secondo me, anche se non è eccezionale, è in linea, secondo me, con quello che sono gli smartphone al giorno d'oggi. Cioè, bisogna usarli sì, ma con parsimonia. E credo di aver detto tutto. Per qualsiasi domanda, non esitate a chiedere nei commenti sul blog, su YouTube.
Un saluto a tutti da Marco Rinaldi.